Resterà aperta fino a sabato 30 marzo al Teatro Comunale di Mister Bianco la 16ª edizione della mostra solidale A Cultura Cull'Ovo, organizzata dall'Associazione Sant'Orsola di Mister Bianco. Abbiamo sentito il presidente Pippo Marchese. Quest'anno, che è la 16ª edizione, che è una manifestazione che ci ricorda e riprende una parte culturale della nostra città. E le persone oggi sono entusiasti di questa manifestazione. Ci sono circa 140 lavori che sono stati fatti e questi 100 lavori che sono stati fatti indubbiamente avranno non un valore solo culturale, ma quest'anno abbiamo pensato, come vedi di fronte a te, questo manifesto dove c'è inserito proprio il nostro motto "Aiutaci ad aiutare", abbiamo messo noi quella figura che vedi là, stilizzata, il piano chiesa nostro di Mister Bianco con la chiesa Santa Maria delle Grazie. Perché la chiesa? Perché la chiesa e perché questo spazio? Perché durante l'arco dell'anno c'è stata la presenza anche di altre persone che ci ha sollecitato, che durante la Santa Messa o le funzioni particolari come il Santo Patrono o altre feste dove la chiesa si riempie molto, c'erano delle problematiche nella parte dell'amplificazione, si sentiva male all'interno della chiesa. E allora abbiamo pensato quest'anno noi, ma perché non cercare di vedere come poter sistemare meglio? Parlando con il parroco, con Padre Condorelli, che è stato disponibilissimo a collaborare con noi, abbiamo pensato di indestare la manifestazione con la raccolta delle persone, con coloro i quali vengono a prenotarsi la cultura e dare un'offerta simbolica, cercare di sistemare questo impianto di amplificazione con nuovi microfoni e con la installazione di due altoparlanti nella parte finale, vicino alla fonte battesimale, dal sopralluogo che abbiamo fatto, per cercare di dare diciamo un audio migliore all'interno della nostra chiesa. Padre Condorelli è stato veramente vicino a noi da questo punto di vista, è stato molto contento di aver fatto questa scelta e di conseguenza alla fine vediamo quello che la gente di Mister Bianco riuscirà e ci farà questo grande regalo, perché sono sempre loro, le persone che vedi, i lavori fatti qua, che danno questo aiuto. Spendersi per gli altri e anche per le persone più deboli, come c'è nell'elenco qua delle associazioni che noi nell'arco di questi 16 anni abbiamo fatto, considera, guarda, noi nell'arco di questi 16 anni abbiamo raccolto, grazie a questi lavori, la bellezza di quasi 12.000 euro che abbiamo sempre speso a delle associazioni che si sono interessati sempre delle fasce più deboli, dei bambini più meno fortunati. E inoltre anche, lo devo dire questo con grande piacere, abbiamo anche acquistato qualcosa anche al comune di Mister Bianco, una volta con una bella tastiera per ragazzi disabili con noi. Questo dico non è che ci gratifica soltanto, ma penso che rivolgersi all'esterno, alle persone che hanno più bisogno, è importante oggi. Ne abbiamo di bisogno tutti, con le problematiche che ci sono nel mondo.